Io credo che se non fosse morto sarebbe arrivato altri mandanti a eventuali altre motivazioni delle stragi. Io sono stato coinvolto in un conflitto a fuoco quando ero a San Basilio. Adesso io incontro per la prima volta un boss mafioso. Fra le regole degli uomini d'onore c'è anche quella di non mostrare particolari emozioni. Perciò tu hai lavorato con Falcone, ma anche con Borsellino. Le forze dell'ordine hanno sempre avuto delle informazioni che vengono dall'interno. Come prima reazione qual è stata? Quella di sterminare tutti quanti i parenti dei collaboratori. Sì, strangolato e sciolto nell'acido da Giovanni Brusca e company. Quantomeno crede più nei valori che porti avanti tu rispetto a quelli che porta avanti Cosa Nostra. Commentando la strage erano molto rammaricati del fatto di non aver pensato a mettere un'autobomba lì a Bagheria. Il tuo arresto eccellente in assoluto è provenzano. Che nei pizzini che noi gli troviamo, cioè a Montagna dei Cavalli, ci sono alcuni che sono indirizzati al numero uno. E oggi ho finalmente il privilegio di portarvi un esponente delle forze dell'ordine, perché non l'abbiamo mai portato, anzi ex esponente, perché sei in pensione. Certo, adesso pensione da una decina d'anni ormai, purtroppo dico, perché io mi sento ancora, cioè mi sentivo ancora di poter continuare, ma noi ai 60 ci mandano, quindi pazienza, mi hanno mandato in pensione, buonanotte. Perché Maurizio non è un poliziotto comune che magari faceva la normale pattuglia, ma ha collaborato a grandi operazioni, in particolare con l'arresto di Provenzano, collaboratore di Falcone, Borsellino, cioè stiamo parlando del pool di magistrati più grande che c'è stato. Sono un poliziotto normale, normalissimo, e ho fatto pattuglia perché la mia carriera. Vabbè, da qualche parte si parte. Esatto, oddio, c'è anche chi comincia direttamente in uffici di alto livello. Ho iniziato al commissariato San Basilio come prima assegnazione appena entrato in polizia. Non è poco, perché è uno dei quartieri più problematici di Roma. Sì, decisamente sì, e anche all'epoca era parecchio problematico. C'erano anche una, a parte il discorso di criminalità comune, c'era anche un discorso di tensioni sociali. Erano gli anni immediatamente successivi a quelle che erano occupazioni popolari, c'era anche una forte componente di tensione sociale. Da lì poi ho fatto 2 anni alle volanti e facevo proprio il poliziotto, quello in divisa, dove non ci sono equivoci, quando si sa chi è, quando arriva si sa quello che deve fare. Ho fatto qualche mese in sala operativa su a Roma e poi da lì mi hanno chiamato al nucleo centrale anticrimine, che era un ufficio della Criminal Poll, l'ufficio in cui lavorava, era diretto da Gianni De Gennaro, che poi diventerà capo della polizia, una palestra, diciamo, per quella che era l'attività di polizia giudiziaria, specialmente e soprattutto di polizia antimafia. Era una specie di FBI italiana. Quando mi chiamano al nucleo centrale anticrimine, in realtà non è che mi chiamino per fare indagini antimafia, mi chiamano semplicemente perché c'è necessità di un gruppo di persone che facciano il pronto intervento a livello nazionale. In che senso? Succede una qualunque stupidaggine, qualunque che richiama l'attenzione dei media, desta qualche allarme sociale, allora per tacitare un po' quella che è l'opinione pubblica, dice, mandano i super poliziotti, e noi super poliziotti non eravamo sicuramente. Noi eravamo poliziotti assolutamente normali e ho iniziato a fare polizia antimafia soltanto alla fine degli anni 80, nel 1989 esattamente, 88-89, all'indomani delle collaborazioni di Tommaso Buscetta, che penso tutti quanti sanno chi sia, di Lucio Contorno. Lì ho iniziato a occuparmi di attività antimafia e ho fatto sempre quello fino a quando sono andato in pensione, perché al di là di tutte le varie attività, le varie indagini con i magistrati che tu citavi prima, con Falcone, con Borsellino, ma anche con tanti altri, perché loro sono noti, sono famosi, perché purtroppo ci sono state le stragi, ma nella procura di Palermo e non soltanto nella procura di Palermo ho avuto modo di conoscere tantissimi magistrati ugualmente bravi che non hanno avuto la sfortuna di cadere sotto tali le bombe mafiose. Occupano sicuramente un posto particolare anche per la vicinanza che ci ho avuto in quei particolari momenti, perché considera 89-92, poi nel 92 ci sono le stragi che vengono subito all'indomani delle grandi operazioni fatte da loro, sentenza del maxi processo. Mi sono rimasti particolarmente, come dire, nel cuore, ecco. Le frequentazioni erano intense. Quando inizio a lavorare con il nucleo centrale anticrimine nell'89, come dicevo prima, siamo con la collaborazione di Francesco Marino Mannoia, che era un grossissimo esponente della criminalità mafiosa, particolarmente bravo nel traffico di sostanze stupefacenti. Lui era un bravissimo raffinatore e era molto ricercato, perché riusciva da una stessa quantità di morfina base a creare dell'eroina particolarmente. Perché io poi, da quello che so, si dice che Cosa Nostra, i siciliani della mafia, erano veramente esperti nel gestire l'eroina.
Nel raffinarla, procurarla. Certo. Era il canale migliore, mentre 'Ndrangheta era più famosa per la cocaina. All'inizio, guarda, la cocaina non era che fosse particolarmente diffusa, anche sì, si trovava certamente anche da noi, anche in Italia, però il grosso della richiesta veniva dagli Stati Uniti d'America per l'eroina. Il grande consumatore era lì. La cocaina. Cosa Nostra aveva un canale privilegiato di importazione di eroina turca, veniva raffinata nelle raffinerie siciliane e poi veniva spedita negli Stati Uniti d'America. È stato questo il primo grande flusso di denaro consistente che ha fatto fare un salto di qualità dal punto di vista finanziario all'organizzazione criminale, a Cosa Nostra. Il grosso problema, infatti, in Italia in quegli anni era proprio quello, il problema era l'eroina. Collaborazione di Francesco Marino Mannoia. Come si svolgeva il fatto? Lui era detenuto in un carcere romano, che poi non era un carcere, ma era una specie di scuola degli agenti di custodia a Casal del Marmo. Io lo andavo a prendere la mattina con altri tre ragazzi della scorta e in incognito a uno a uno lo portavamo all'Istituto Superiore di Polizia, a Viale Marconi. Lì alle 9 arrivava il dottor Falcone e iniziava a interrogarlo su ovviamente quello che lui sapeva su Cosa Nostra. E si andava avanti tutto il giorno, fino a sera. Poi la sera Falcone se ne andava, io lo riaccompagnavo a Casal del Marmo. E niente, quindi era abbastanza impegnativo, perché tu considera che io mi devo alzare alle 6 la mattina, andava avanti la storia fino praticamente a mezzanotte, perché ora che tornavi a Casal del Marmo, tornavi in ufficio, posavi le armi, i giubbotti, due righe di relazione bisognava farla, il tempo di tornare a casa in pratica se n'era andata già tutta la serata. E andò avanti così in pratica fino a giugno dell'anno successivo, quando vennero gli americani e Mannoia se lo portarono negli Stati Uniti, perché a loro serviva per il processi che c'avevano in corso lì contro esponenti di Cosa Nostra americana che lui aveva conosciuto quando erano scesi a Palermo. Perché c'era questa connessione, come dicevi, per la sostanza e poi tutti gli affari, il grande flusso di denaro. Certamente, e alcuni di loro li conobbe personalmente quando scesero a Palermo per controllare com'era il discorso della raffinazione dell'eroina. C'era il dottor Falcone che si era messo in testa, diciamo a lei, parlando con Mannoia, diciamo a lei è in grado di eventualmente di ripetere qui per vedere come si fa a raffinare l'eroina. Mannoia si spaventò un pochettino perché dice, ma insomma, diciamo, lei si rende conto di quello che vuol dire, perché acido, cose, puzza, dice, ma si può fare una cosa del genere? Falcone si mise a ridere, dice, in America sicuramente ce l'avrebbero fatto fare, dice, ma in Italia effettivamente, dice, sarebbe un po' problematico, bisognava approvvigionarsi anche della morfina base per poterlo fare sto lavoro. E io direi un sospiro di sollievo, perché all'epoca già facevo la scorta, poi facevo, scrivevo a macchina tutti quanti i verbali e il pensiero di dovermi mettere anche a fare l'assistente del chimico, insomma, francamente me stavo preoccupando. Io sono del 54, quindi ce n'avevo 35-36. Giovane. Tu pregresso. Sei entrato a 18 anni in polizia? No, assolutamente. Ah, non sei uno di quelli? Io ho un pregresso. Io ho fatto il portiere di notte e lavoravo in albergo. Poi ho vinto un concorso alle Ferrovie dello Stato e lavoravo al servizio approvvigionamenti via Marsala. Mi sono laureato successivamente. Io sono laureato in scienze politiche. Io andavo a lezione di istituzioni di diritto e procedura penale con il professor Moro, Aldo Moro, lo statista, quello che venne sequestrato. Hai conosciuto praticamente tutti? Ho conosciuto Aldo Moro perché era il mio professore, cioè la sua firma sul libretto. Presi 27 con lui all'esame. Avevo appuntamento l'anno successivo, perché io con lui l'esame lo feci a luglio. L'anno successivo parlai con... Di che anno? Era il 76-77, quegli anni lì erano. E c'avevo appuntamento con lui, che mi dovevo far assegnare la tesi di laurea. Io, siccome già avevo in testa l'idea di fare poliziotto, pur lavorando all'epoca alle Ferrovie, avevo appuntamento con lui, fai conto, il martedì, quando il venerdì precedente Brigate Rosse lo sequestrarono e lui non tornò più. Accantonai quindi questo discorso, feci il concorso in polizia, e entrai nell'83 in polizia, fine 82, inizio 83. E quindi abbastanza tardi rispetto ai miei colleghi di corso, che erano tutti quanti sulla ventina, circa 20-25 anni, io ce l'avevo già 30. Tu hai iniziato più in là con l'età a fare il poliziotto, però ce l'avevi già nelle corde che volevi fare il poliziotto, perciò i tuoi studi erano finalizzati a quello. Poi hai avuto anche l'occasione di conoscere Moro come tuo professore. Se tu sei diventato poliziotto, sei partito dal basso, cioè hai detto Volanti, San Basilio, sì, pian piano la sala operativa, via Genova, sì, e via dicendo. Poi salendo fuori sei arrivato a che fa con Falcone, con i pentiti, con tutta una serie anche di arresti eccellenti, no? Sì, quelli vengono in un momento successivo, cioè anche durante l'attività ci sono stati arresti importanti, quelli principali, quelli
più di grido sono avvenuti negli ultimi 10 anni della mia carriera. Praticamente parliamo degli anni che vanno dal 2005 fino a quando sono andato in pensione. Quando c'è stato, diciamo, il periodo delle stragi, tu che hai fatto la scorta, cioè hai avuto a che fare con le persone che anche sono morte, non ti sei sentito in pericolo? Nel senso, dire, sono morti i poliziotti, sono morti i magistrati, il poliziotto in sé non si sente in pericolo in quel momento? No, assolutamente. Il poliziotto in sé, come dici tu, non si sente in pericolo. Sai perché? Perché è qualcosa che ormai è nell'abitudine di quello che fai. È un po' come gli incidenti stradali, tra l'altro. Tutti quanti noi andiamo in giro in macchina, ma nessuno di noi pensa di poter essere coinvolto in un incidente stradale. Pensiamo, sì, so cose che succedono agli altri. Allo stesso modo, quando fai il poliziotto, tu pensi, sì, c'è la possibilità che capiti qualche cosa, stai attento, ti guardi, perché si dice chi si guardò si salvò. Quando capitava qualche volta di andare in un ospedale che c'era stata una sparatoria, un accoltellamento, che volevo andare con i medici, vedere, sai cosa faceva impressione a me? Vedere quello che a me sembrava di superficialità dei medici, degli infermieri nei confronti del ferito, la persona che stava lì morendo e tutto quanto, e vedere loro che tranquillamente, ma in realtà poi quello che io scambiavo per superficialità, approssimazione e noncuranza, si tratta semplicemente di abitudine a fare una certa cosa. Per il poliziotto è la stessa cosa, tu sei abituato a fare una certa cosa, metti in conto che può succedere qualche cosa, però in realtà lì per lì non ci pensi. È un fattore psicologico, sì, del capita agli altri ma non capita a me. E tendi ad allontanare questa cosa da te per dire, sì, ma tanto io mi so guardare, io so stare attento, è qualcosa che non mi succede. Perciò tu hai lavorato con Falcone, ma anche con Borsellino? Sì, perché alla fine del 91, dopo che avevamo messo a posto la pratica Mannoia che si erano portati gli americani, per che era stata un'estradizione quella? No, non tanto un'estradizione, noi l'abbiamo dato, cioè loro se lo sono preso in virtù del trattato di mutua assistenza e collaborazione fra Italia e Stati Uniti d'America, che era una cosa a cui aveva lavorato molto Falcone, proprio per creare base giuridica di collaborazione in modo per rendere utilizzabili le dichiarazioni di un collaboratore in un paese e nell'altro, perché noi ancora in quegli anni, fino al 1990, non avevamo il servizio centrale di protezione e quindi i collaboratori venivano guardati, assistiti per quanto era possibile assisterli, in mancanza di una legge, quindi senza nessun tipo di strumento. Com'è difficile occuparsi di tutte le quotidianità del collaboratore e dei familiari del collaboratore, perché senza Mannoia, una legge. Senza una legge, Mannoia aveva una figlia piccola, aveva 10-12 anni all'epoca, portata via dalla Sicilia, bisognava comunque che in qualche modo proseguisse gli studi. Certo, e quindi bisognava iscriverla, non si poteva iscrivere con il suo nome, bisognava cercare per dire una scuola privata, d'accordo con il dirigente della scuola che fosse a conoscenza a grandi linee di quello della problematica. E neanche troppo, perché poi non era garantito che il dirigente fosse una persona di fiducia. Non solo, ma poi tutte le altre problematiche che derivavano anche da un eventuale riconoscimento di questi studi fatti, perché non è che potevi andare al provveditorato e parlare con tutti quanti per far sì che con un nome falso risultasse poi effettivamente il titolo di studio per la persona vera, quindi, ma questo era soltanto uno dei mille problemi. L'assistenza sanitaria, trovare un alloggio in mancanza di una legge, in mancanza di una struttura, che facevi? Sì, c'erano dei fondi riservati in qualche modo messi a disposizione dal capo della polizia, però comunque ci vuole un nome quando vai a affittare un appartamento, e allora tramite qualche agenzia di qualcuno che si conosceva, insomma, alcuni si sono dovuti intestare fittiziamente degli affitti per poter avere, far stare il pentito. E fortunatamente poi, grazie a Falcone, che ha visto qual era l'importanza di avere uno strumento come il sistema dei collaboratori, anche in Italia dal 91 in poi abbiamo avuto la possibilità di avere un servizio centrale di protezione che si occupasse, quantomeno che liberasse gli investigatori dalle problematiche, perché tu considera che noi eravamo un ufficio che eravamo 60 persone, ma dovevamo fare di tutto, cioè facevamo l'assistenza, facevamo le indagini, facevamo la scorta, facevamo tutto in pratica, con il giudice Borsellino, che aveva un collaboratore, un aspirante collaboratore di giustizia, Vincenzo Calcara. Lo portiamo avanti fino a maggio del 92 e chiudiamo un'operazione, abbiamo fatto 43 arresti, l'operazione Concorda, a maggio del 92, con le dichiarazioni di Calcara e di Rosario Spatola. E poi maggio 92 purtroppo è quello che succede, cioè la strage di Capaci a maggio e poi la strage di Borsellino a luglio in Via D'Amelio. E quello è stato un momento particolarmente toccante, particolarmente brutto, quando è sembrato veramente di aver toccato il fondo. Però come fu all'epoca per il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, che fu il punto più alto delle Brigate Rosse, ma segnò l'inizio della fine poi, perché lì iniziò poi una reazione decisa e determinata da parte dello Stato. Allo stesso modo, dopo le stragi, ci fu un salto di passo notevole e quindi si susseguirono moltissimi arresti poi da allora in poi, fino ad arrivare all'ultimo... Vabbè, quello
quello recente di gennaio di Matteo Messina Denaro. Falcone fece anche 41 bis, il carcere duro. 41 bis, le carceri speciali, quelle di Vianose e della Sinara che poi vennero chiuse, l'abbattimento della legge sui collaboratori di giustizia sono sempre stati gli obiettivi principali delle organizzazioni criminali, specialmente di Cosa Nostra. Non avrebbero lasciato niente di intentato pur di battere il sistema, specialmente dei collaboratori di giustizia, perché quello è qualcosa che è veramente un'arma dirompente nei confronti delle organizzazioni criminali. Le forze dell'ordine hanno sempre avuto delle informazioni che vengono dall'interno, quanti confidenti ci stanno, che danno piccole notizie, piccole cose, fanno fare piccole operazioni, ma riuscire a dare una sistemazione organica, una sistemazione di legge, garantire dei consistenti sconti di pena a quelli che collaborano era qualcosa che ha messo veramente in crisi le organizzazioni. Abbiamo visto poi come prima reazione qual è stata quella di sterminare tutti quanti i parenti dei collaboratori, perché Buscetta ha avuto diverse decine di morti, Contorno ancora di più, Marino Mannoia il 23 novembre dell'89 gli uccidono la madre, la sorella e la zia a Bagheria, sotto casa, quando ancora la sua collaborazione non era ufficiale, non si doveva sapere, non si conosceva ancora. Questo sta a indicare quanto fosse l'odio e l'avversione di Cosa Nostra nei confronti dei collaboratori di giustizia. Questa fu sicuramente dirompente, perché quando uccidono la madre, sorella e zia di Marino Mannoia è una cosa che veramente fa colpo, perché considerate che Cosa Nostra difficilmente aveva toccato in precedenza le donne. Sì, c'erano stati omicidi di parenti, ma una strage di quel genere mirata poi nel nucleo familiare fu qualcosa che veramente lasciò il segno. L'escalation criminale vera e propria si ha coi corleonesi, con Corrina e compagni, perché erano loro quelli più sanguinari. Certo, però questo non deve passare il discorso che c'è una mafia buona e una mafia cattiva, perché in realtà le mafie sono più o meno tutte quante uguali. Totorina, per riuscire a prevalere nei confronti della componente, quella chiamiamola così palermitana di Cosa Nostra, utilizzò il metodo della terra bruciata e quindi vennero sterminate intere famiglie di suoi avversari nell'ambito dell'organizzazione di Cosa Nostra. Ancora ha fatto stragi, omicidi eccellenti. Il capitano Basile, il giudice Saetta nell'88 fra Caltanissetta e Canicati, quindi insomma pure della Chiesa. Dalla Chiesa nell'82, certo, violatore, omicidi eccellenti ci sono sempre stati. Quella di Bagheria è stata qualcosa di mirata nei confronti della collaborazione dei pentiti, in particolare nell'ottica di quello che poi, nel prosieguo di quello che si stava facendo con la tecnica di sterminare tutti i parenti dei collaboratori di giustizia, gli amici dei collaboratori di giustizia. Ricordo perfettamente quel 23 novembre. L'omicidio viene fatto nel pomeriggio, quando è ancora in corso l'interrogatorio all'Istituto Superiore di Polizia. Noi lo riaccompagniamo in carcere. Quando io torno in ufficio la sera, io di solito quando rientravo verso le 11 di sera, dopo aver fatto la scorta, dopo aver completato le attività. In ufficio non c'era nessuno, c'era la persona che mi aspettava per rimettere le armi lunghe in cassaforte, poi facevo due righe di relazione e chiudevo io in pratica l'ufficio. Quella sera quando torno, che sono 10:30 circa, vedo che ci sono un sacco di macchine, un sacco di gente, dico ma che è successo? E trovo il mio capo sessione all'epoca che mi sta aspettando sulla porta e mi fa, dice ma allora, dice Mario, tutto bene? Perché? Dico tutto a posto, perché? Che è successo? Lui dice guarda, dice che stasera a Bagheria hanno ucciso la madre, la sorella e la zia di Mannoia. E io dico alla faccia del... Considerate che all'epoca non è che c'erano cellulari o altro, quindi non potevano avvisarmi lungo la cosa. Dall'indomani è cambiato tutto per quanto riguarda la scorta, perché considera che fino a quella sera noi andavamo soltanto, avevamo una macchina blindata, si cercava di fare le cose con discrezione, senza sirene, senza palette, senza... L'indomani mattina abbiamo rifatto la stessa scorta e c'eravamo tre macchine blindate, c'erano otto persone dietro e quindi largo uso di lampeggianti, sirene e tutto quanto, e da allora è stato, diciamo, lo Stato ha mostrato i muscoli, quelli che si poteva mettere in mostra in così breve periodo di tempo per rafforzare quelle che erano le misure di sicurezza. L'indomani mattina, quando lo vado a prendere Mannoia a Casal del Marmo, è stato informato da parte degli agenti di custodia di quello che era successo. Mi era stato detto,
cioè domandagli se è disponibile anche oggi a venire. Si vedeva che era chiaramente molto provato da questa cosa, perché lui era praticamente affezionato alla madre, alla sorella, poi la zia anche, tra virgolette non c'entrava praticamente nulla, ma si trovò in compagnia delle altre donne al momento della strage. E lui mi rispose soltanto, dice: un impegno è un impegno. Nel senso che lui aveva preso questo impegno. Del resto questa è una cosa che non ci si deve meravigliare troppo di questa cosa, perché fra le regole degli uomini d'onore c'è anche quella di non mostrare particolari emozioni, certe cose di certe situazioni. Cioè il dolore, fai vedere più debole. Il dolore è qualcosa che uno si tiene dentro, è qualcosa che non va esibito, che non va, diciamo, esposto. È una questione di dignità, ecco, è qualcosa che va vissuto con dignità. E lui sottolineò il fatto che, siccome aveva preso questo impegno con il giudice Falcone, perché lui con Falcone era molto, tra virgolette, legato, perché essendo palermitani tutti e due si capivano molto bene, al di là di quello che poteva essere il rapporto fra un detenuto, fra un mafioso e un magistrato, al di là di tutto c'era qualche cosa che era a monte di ciò e che li legava, era il fatto di essere tutti e due siciliani, di essere tutti e due palermitani. Io ricordo che durante gli interrogatori, spesso e volentieri, quando non c'era qualche passaggio un po' oscuro, passavano al dialetto per capirsi meglio. Il dialetto, la lingua in generale, il dialetto in particolare, è qualcosa che ti unisce anche al di là di poi l'argomento che professionalmente stai affrontando. Io ricordo soltanto una cosa, che a distanza di tempo poi un altro collaboratore ci raccontò che, commentando la strage, erano molto rammaricati del fatto di non aver pensato a mettere un'autobomba lì a Bagheria, dove successe fatto, perché nell'immediatezza dell'omicidio lì c'erano tutti, c'erano i vertici della squadra mobile di Palermo, venne il giudice Falcone, ci andò Caponnetto se non ricordo male, quindi loro hanno pensato, dice, se avessimo messo una bomba lì, dice, avremmo fatto un servizio completo già in quell'occasione. Un po' quello che dicevano le Brigate Rosse quando dicevano colpirne uno per educarne 100. Ma a te, come anche agente di scorta, persona che comunque sta dietro a questa cosa, ti è mai capitato di avere conflitti a fuoco, rispondere al fuoco? Guarda, non nel periodo delle scorte. Io sono stato coinvolto in un conflitto a fuoco quando ero a San Basilio, nel 1994, inizio 85. Quelli che erano gli evasi di Pescara, erano scappati 6 evasi dal carcere di Pescara, avevano ferito delle guardie, degli agenti di custodia, e li abbiamo presi noi del commissariato San Basilio. Ci fu un conflitto a fuoco e ci furono 2 morti da parte loro. Uno che si è suicidato, che era quello che era di guardia, poi un altro che è stato colpito dai nostri colpi all'ultimo piano delle case popolari di un lotto, non mi ricordo, via Fabriano mi pare che fosse, e io anche per quello poi venne trasferito al reparto volanti all'epoca. Per motivi di sicurezza mi dissero e mi spostarono da lì e andai alle volanti. Però fu l'unica volta quella. Per il resto non mi è mai capitato. Perché uno immagina, sai, aveva a che fare con la criminalità organizzata, assalti, auto blindate. Poi è anche vero che, come abbiamo visto, poi le stragi non hanno neanche dato la possibilità di rispondere al fuoco, perché erano poi esplosivo e basta. Certo. Cioè, dopo le stragi, quando lo Stato ha risposto, che avete poi iniziato a fare gli arresti, tu mi dicevi il tuo arresto eccellente in assoluto è Provenzano. Sì. Beh sì, Provenzano è stata una soddisfazione, perché insomma 43 anni di latitanza, tu immagina veramente quando riesci ad arrestare una persona che per 43 anni è riuscita a sottrarsi alle ricerche, è una grande soddisfazione. Ma non è stata la più grande è stata quella di Raccuglia. Io nel 2005 vado a Palermo con il mio ufficio per partecipare a questo gruppo di lavoro che nasce per arrestare Provenzano. La mobile di Palermo con la Catturandi ha sempre avuto un'attività volta alla cattura di Provenzano. Facciamo questo gruppo, si chiama Gruppo Duomo, e nasce con l'obiettivo di catturare Provenzano. L'indagine dura un annetto circa, alla fine riusciamo a catturarlo. È stata una grande soddisfazione sicuramente, perché, ripeto, l'importante, ne ha parlato la stampa di tutto il mondo, dell'arresto di Provenzano, insomma. Ma anche perché credo fosse l'esponente più grosso in assoluto, se vai a vedere. Sì, cioè, capo dei capi era. Dopo l'arresto di Torrina era rimasto Provenzano, e del resto che fosse lui il numero uno non è che lo diciamo noi, perché molti hanno anche minimizzato, diceva vabbè Provenzano ormai non contava più niente. Non contava niente, comunque nei pizzini che noi gli troviamo sulla Montagna dei Cavalli ci sono alcuni che sono indirizzati al numero uno, quindi non è che lo chiamavamo noi il numero uno, erano i suoi affiliati che si rivolgevano a lui come numero uno. L'arresto più bello è stato quello di Raccuglia. E sai perché è stato il più bello di Raccuglia? Perché quando noi lo arrestiamo, Mimmo Raccuglia chi è? È stato uno dei carcerieri del figlio di Santino Di Matteo, quel ragazzino
sequestrato, che è stato poi sciolto e poi sì, strangolato e sciolto nell'acido da Giovanni Brusca e company. Mimmo Racuglia è stato uno dei carcerieri per un periodo di tempo del figlio di Di Matteo. La soddisfazione quale fu? Quando noi lo arrestiamo, Racuglia lo arrestiamo sempre con la catturandi a Calatafini, scendiamo noi dall'appartamento, io vedo che per strada, cioè nella strada in paese, si è radunata una folla di una cinquantina, un centinaio di persone, e lì per lì mi viene da pensare, mi preoccupo un pochino, ma dico, si fossero schierati contro di voi. Certo, dico, come mai tutta questa gente per strada? E invece quando noi scendiamo con Racuglia ammanettato, questi si mettono a battere le mani, a applaudire. E non è una cosa preparata, perché anche per Provenzano c'era gente sotto la questura quando noi arriviamo da Corleone che applaudiva, ma quelli erano gruppi tra virgolette organizzati, c'era il gruppo di Addio Pizzo, altre associazioni, altre cose, quindi era diverso. Lì nel paesino fu una cosa spontanea, assolutamente spontanea. E vedere queste persone che spontaneamente si radunano e applaudono per l'arresto di un latitante mafioso, un personaggio di quel genere, è una cosa che mi ha parecchio consolato, ecco. Anche perché io ricordavo invece episodi analoghi di tanti anni prima, della fine degli anni Ottanta, quando io scendo la prima volta in Sicilia. Non c'è questo tipo di atteggiamento. Anzi, al contrario, si cerca, esatto, di tenere lontani la polizia perché viene vista come un corpo estraneo. Quantomeno c'è indifferenza, ecco. Magari uno evita di schierarsi contro le forze dell'ordine apertamente. E forse è pure peggio l'indifferenza. Sì, è qualcosa. Perché almeno dici ce l'ho contro, lo so. Invece indifferenza, quando uno viene ignorato, è la cosa più brutta. Certo, è un non schierarsi che è qualcosa che fa anche male. I invece famosi ignavi che c'erano nell'antichità. Sì, esatto, gli ignavi di la memoria di Dante, che li mette non a caso al di fuori del girone. Sì. Questo di Racuglia è stata, diciamo, l'esperienza più bella, e poi è stata quella con la quale io ho chiuso praticamente la mia esperienza di lavoro, perché poi rimango ancora un paio d'anni lì, entro a far parte del gruppo che sta cercando Matteo Messina Denaro, però ormai ora che vado in pensione, quindi purtroppo mi è arrivata la lettera, dice lei se ne deve andare, e quindi arrivederci e grazie, è finita la mia esperienza. C'è una componente della società, ecco, che in qualche modo si riconosce tra virgolette nel bene, che per quanto sia è quella parte di società poi che paga il tuo stipendio di poliziotto, è quella parte di società che crede nei tuoi stessi valori, o quantomeno crede più nei valori che porti avanti tu rispetto a quelli che porta avanti Cosa Nostra o altre organizzazioni criminali. Ma tu, a distanza di anni, adesso che sei in pensione o altro, dovessi ripensare al tuo passato e potessi tornare indietro, rifaresti il poliziotto o sceglieresti un'altra carriera? Ma no, sicuramente, anzi ti dirò che io cercherei di farlo da prima il poliziotto, perché ho perso in pratica i primi 10 anni facendo altro, perso. Io ho un debito di riconoscenza anche negli altri lavori che ho fatto, perché fare il portiere di notte mi ha dato un'esperienza dal punto di vista sociale anche molto importante, molto, molto bellina. Vedevi magari il famoso lato oscuro che citavi, anche delle persone che magari rientravano tardi in hotel, bravo, esatto, chiamavano la famosa coperta. Sì, c'è un po' di tutto, insomma, più che altro c'è quell'esigenza di molti dei clienti che avevo io all'epoca, che amavano proprio quando tornavano fermarsi lì al banco del portiere di notte, e lì si parlava un po' di tutto. Infatti c'è il famoso film Il portiere di notte. Sì, quello di Liliana Cavani. Esatto, sì. Che si vede di tutto. Sì, magari uno si immagina chissà che cosa, in realtà quello che cerca la gente è di confidarsi, parlare, discorrere. E sai, il portiere di notte non è che avesse altro da fare, io stavo lì, ma in realtà il portiere di notte non fa molto. Qualcosa facevo perché ero all'università e quindi mi preparavo gli esami, di notte studiavo. E quindi sì, lo farei ancora il poliziotto, sicuramente. C'è qualche personaggio che stimi dal punto di vista della carriera di poliziotto? Adesso a me mi viene in mente un Di Pietro, no? Che ha iniziato la sua carriera da poliziotto poi è diventato magistrato, e da magistrato ha fatto questa grossa operazione, la famosa Mani Pulite, che ha sconvolto l'Italia, no? C'era nell'immaginario, nel tuo immaginario, un personaggio come lui? Sai, una cosa che io ho sempre cercato di evitare è la mitizzazione delle persone, la mitizzazione del... perché anche gli stessi Falcone, Borsellino, come non mi ricordo se lo dicevamo anche prima, loro hanno avuto la disgrazia di morire, ma io sono diventati martiri loro. Sì, bravo, martiri, e quindi tutti quanti ricordano loro e non ricordano invece altri che hanno fatto altre cose, le hanno fatte, diciamo, silenziosamente. Altrettanto bene, qualcuno anche più bravo, perché il più bravo giudice che ho conosciuto io è stato Gabriele Galazzi,
magistrato della DDA di Firenze, quello che poi fece le prime indagini sulle stragi di Firenze, Milano e Roma, e poi morì di infarto verso la fine degli anni 90. Il magistrato che, a mio modo di vedere, è il più bravo di tutti, perché c'aveva una memoria, era qualcosa di formidabile. Oltretutto, mentre Falcone e Borsellino, dal mio punto di vista, erano avvantaggiati per il fatto di essere siciliani, quindi conoscevano certe tematiche, certe dinamiche di quell'ambiente, Chelazzi era toscano, fiorentino, quindi completamente avulso da certe cose, studiando il fenomeno, studiando la materia, riuscì a compenetrarsi talmente bene in queste cose che io credo che, se non fosse morto, lui sarebbe arrivato a eventuali altri mandanti, a eventuali altre motivazioni delle stragi, a ricostruire anche quello che era il contorno di quello che successe in quegli anni. E poi la figura del magistrato è una figura particolare, perché deve spaziare a 360 gradi. Io prima mi dicevi che Falcone aveva avuto anche la scuola americana sotto certi aspetti, aveva preso alcuni spunti dalla parte americana. Lui ha avuto l'intelligenza di riuscire a prendere dai sistemi di altri paesi, dai sistemi giudiziari di altri paesi, quello che poteva essere adattato al sistema italiano per migliorarlo, per renderlo, diciamo, un'apertura mentale che era veramente fuori dal comune, anche per la passione che lui aveva come siciliano di riuscire a liberare la sua terra in primis dall'oppressione della criminalità mafiosa. E tu invece, da romano che ti ritrovavi in Sicilia, qual era la motivazione, adesso al di là dell'ispirazione vera e propria dell'essere poliziotto eccetera, però dici: mi ritrovo in una terra che non è mia, con una serie di problemi che tecnicamente non sarebbero i miei, però... Guarda, io inizialmente ho avuto diverse difficoltà, ma difficoltà che feci certe figure veramente brutte con Falcone. Io ricordo all'inizio, quando scrivevo a macchine verbali, loro a volte, come dicevo prima, passavano al dialetto. Una delle prime cose che scrissi, sbagliando, scrissi Stefano Bontade, che era un famoso mafioso, Stefano Bontade, cioè, famosissimo. Uno dei più grandi esponenti. E ogni tanto qualcuno dice: mi rilegge un attimo quello che ha scritto? E io dice: no, perché Stefano Bontade? E lui disse: ma come ha scritto? Ma dico: Stefano Bontade. Anche perché io conoscevo... E lui era con la T, se non ricordo male. Bravo, Bontade con la T era. Anche se su molti quotidiani, anche molti lo libri, riportavano ancora con la T, adesso sì, viene riportato come Bontade. E veniva poi usato, in teoria, anche a Roma si usava sta cosa. Alcune volte venivano storpiati alcuni cognomi che nel momento dell'arresto dice: no, fermati, io so Bontade, tu cerchi Bontade e viceversa. Sì, sì. A Roma addirittura c'erano i Carnovale che facevano così. Si storpiavano il cognome, sì, quando arrivava il mandato di cattura li fermavano per un controllo e: no, guarda, ti stai a sbagliare, gioca, fai, e se ne andavano. Falcone mi cazziò perché disse: uno che si occupa di Cosa Nostra non deve fare certi errori. Ma lui non lo sapeva che io veramente di Cosa Nostra era la prima volta che mi occupavo realmente, perché venivo da un'esperienza che era tutta romana, da commissariato e poi da squadra volante. E poi un'altra volta, sempre a pochi giorni di distanza, parlando, Mannoia nominò un certo Nino Argano de Bagheria. E io scrissi: perché poi Falcone ah, sì, per Nino Argano è dettato questo che è. Io scrissi a Nino Argano, rileggendo rilessi Nino Argano. Falcone si mise a ridere, dice: ma che scrisse veramente Nino Argano? Dico, volete chiamato Nino Argano? E Mannoia si scusò, dice: non altri così lo chiamavamo. Falcone dice: no, si chiama Antonino Gargano, colloquialmente, dialettalmente, lo chiamavano tutti quanti Nino Argano. E allora da lì in avanti, quando capitava qualche parola di dialetto stretto, si preoccupava di tradurla, diceva ha capito, e la traduceva prima di poi dettarla in italiano, perché i verbali ovviamente venivano fatti in italiano, perché non c'era la registrazione all'epoca, lì non c'erano anche i computer per scrivere, si scriveva a macchina. Sì, quando dici macchina scrive, che poi uno oggi è abituato che scrive cancella rifà. Ad esempio, la macchina scrive c'era il bianchetto che tu ripassavi sopra. Sì. E in quel periodo in cui eri andato in Sicilia, all'inizio c'era un fascino di una cosa che era diversa, no, da Roma, perché Roma sì, la malavita locale, i problemi eccetera eccetera, però arrivi in Sicilia, il fulcro della criminalità organizzata mondiale, perché parlavamo poi di una connessione con gli Stati Uniti, con Cosa Nostra eccetera, tu ti ritrovi giovane che viene da un'esperienza delle volanti, un'esperienza di commissariato, lì sei rimasto un po' così, e da lì come hai studiato per capire meglio Cosa Nostra, la mafia? Silenzio e cercando di stare zitto, di ascoltare, di vedere come si comportavano i colleghi del posto,
cercando di rubare il mestiere, questo si dice. E poi una grande curiosità ovviamente nei confronti di questo ambiente. Io mi ricordo il primo pensiero che ci ho avuto la prima mattina che andai a prendere Mannoia a Casal del Marmo. Ero curioso perché dico, adesso io incontro per la prima volta un boss mafioso, cioè lui 25 omicidi a parte tutto il resto, insomma, com'è un mafioso? E lì ho imparato poi a conoscerlo, ho imparato a conoscere non tanto il mafioso quanto la persona. E allora, sai, anche molte certezze vengono a mancare, perché tu capisci che al di là del c'è il bene assoluto e il male assoluto, c'è una persona che ha avuto un certo percorso. E quindi ho imparato, sai, una cosa soprattutto, a rispettare la gente, a rispettare le persone, perché nel passato di ciascuno di noi ci sono delle cose che non possiamo vedere, che non possiamo conoscere. È facile per noi fare i bravi cittadini quando siamo vissuti in una famiglia che ci ha dato tutto quello che volevamo, ci ha consentito di studiare. E ci sono delle realtà in cui tutto questo non è possibile, e quindi certe scelte che per noi sembrano automatiche, sembrano obbligate, in realtà non lo sono. E poi ci sono certi principi anche di certe organizzazioni criminali che comunque, quantomeno il rispetto della parola data, tenere fedeltà agli impegni, la dignità, sono qualche cosa che trascendono anche da un'etichetta di bene e di male che uno può attribuire a posteriori senza conoscere il contesto. Tu oggi che sei in pensione, comunque dopo tanti anni in polizia, dopo tanto studio dietro, no? Anche questa parte dove hai studiato per sé, eccetera, quando vai in giro, no? Oggi sei pensionato, sei tranquillo, ben vestito, sei una persona distinta, eccetera, ti rimane quell'istinto da poliziotto, quell'occhio da poliziotto, specie in questi momenti in cui magari nella società ci stanno tante, tante variabili? Poliziotto alla fine finisce per vedere delinquenti da tutte le parti, e la stessa cosa succede dall'altra parte, nel senso che il delinquente vedono poliziotti da tutte le parti. È una cosa che non mi lascia, mi accompagna ancora quando vado girando. Mi capita di vedere qualche situazione un po' così, non dico equivoca, ma e allora mi faccio qualche film in testa e penso a che cosa ci può essere dietro e penso fra me e me, penso che probabilmente qualcuno mi scambia ancora con qualche poliziotto, perché vedo qualcuno che mi guarda male a volte, e allora dico, ma forse si vede ancora che Marco da poliziotto, da sbirro, ecco. Nella polizia il contrasto alla criminalità più o meno organizzata non è il problema principale. Purtroppo il problema principale della polizia e dell'interno è mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, e quindi fino a quando la criminalità rimane sotto i livelli non particolarmente cruenti, non particolarmente eclatanti, non c'è un particolare impegno. Io quello che farei invece, sai che cosa? Cercherei di migliorare un pochino quella che è l'amministrazione della giustizia. Perché quello che è la sofferenza che si avverte in generale da parte anche della gente è vedere la lunghezza sproporzionata dei processi, l'eccessiva burocratizzazione di certe procedure che fanno sì che poi chi c'è soldi e ha la possibilità di tirare in lungo le cose riesce comunque a venirne fuori. E questo è qualcosa che va a inficiare quello che è il concetto di giustizia sociale, che invece è quello che tutti quanti noi vorremmo. Poi secondo me hai centrato il punto, perché è proprio quello che oggi colpisce tanto, perché anche lì dove ci sono realtà difficili, adesso porto l'esempio di Termini, no? Non è tanto non lo hanno arrestato, è lo hanno arrestato il giorno dopo già stava in giro, che è un problema purtroppo di burocrazia a livello di giustizia, e dice ok, intanto è a piede libero, poi il processo tra 3-4 anni quando glielo faremo, poi si prende il cumulo dei reati e lo mettiamo dentro, però nel frattempo la gente percepisce, oddio, ma questo sta di nuovo fuori, è capitato a me, è capitato a tantissime altre persone. E questo è sicuramente un punto importante. Non si può fare una colpa neanche ai giudici di questo, perché i giudici che non fanno altro che applicare certe leggi che ci sono, soltanto che diventa anche una questione di risorse. Io mi rendo conto che è particolarmente complicato, perché se tu dovessi effettivamente mettere in carcere tutti quelli che vengono arrestati in flagranza e tenerli fino a soddisfatta giustizia e all'esecuzione della pena, penso che dovrebbero decuplicare il numero delle carceri che ci sono in Italia, e questo comporta anche una spesa notevole, tra l'altro. Infatti forse sarebbe anche giusto da una parte che i reati minori vengano trasformati, come già succede tra le comunità di lavoro eccetera, in qualcosa che poi sia pure utile, no? T'ho beccato a rubare i salami al supermercato, ti ho dato un anno e mezzo, ok, mi fai un anno e mezzo di lavori socialmente utili.
e se poi non li fai ti metto in carcere per davvero. Però qualcosa che possa essere realmente utile, adesso mi viene in mente adesso guardando sto parco, se ci fossero 3-4 detenuti che tagliano l'erba, non farebbe un soldo di danno, sarebbe un parco più bello, più pulito e anche più controllato. Ma io ti dirò anche che parecchi detenuti sarebbero più che disponibili, che voi mettete 24 ore chiusi dietro a quattro sbarre piuttosto che andare fuori a fare qualche cosa. Prima quello che farei è cercare di stimolare l'altra funzione, perché in Italia il carcere ha una doppia funzione, cioè quello di retribuzione, cioè l'aspetto retributivo, cioè tu hai fatto questo, quindi io per riequilibrare la cosa ti punisco in questo modo. E poi c'è l'aspetto che rieducativo. Rieducativo e riabilitativo, cioè quello deve servire. Sì, io ti punisco per quello che hai fatto, però ti aiuto a fare in modo che tu capisca che c'è un modo alternativo per poter fare le cose. E questa è la cosa che forse manca, ecco, l'aspetto rieducativo che purtroppo è stato sempre molto trascurato. La mafia oggi non ammazza più, perlomeno non ammazza più le persone dello Stato, no? Non c'è più, o in realtà è più silente, no? Perché poi un po' l'hai accennata sta cosa, quando la criminalità è sotto traccia e silente, non c'è allarmismo, perciò si tende pure un pochettino a stare un po' più rilassati. Assolutamente, certo, la mafia ancora, cosa nostra, magari ha vissuto un momento un po' particolare, è stata parecchio colpita da diversi provvedimenti giudiziari, e l'Andrangheta meno, la Camorra anche meno, ma in realtà sono organizzazioni criminali che fanno parte del non tanto della storia quanto di un certo modo di vita di certi gruppi, e quindi non possiamo pensare di eliminarla completamente. Diciamo che la mafia in particolare ha cambiato strategia, sicuramente le mafie di oggi non sono le mafie degli anni 80 e 90, non sono più le mafie delle stragi, ma questo perché? Perché molte cose sono cambiate, innanzitutto perché è diventato controproducente portare un attacco diretto al cuore dello Stato in quei termini. Lo abbiamo detto anche prima, mi pare, parlando del terrorismo, cioè il momento più alto della contrapposizione fra le Brigate Rosse e lo Stato, cioè il sequestro e l'omicidio di Alto Moro, è coinciso con l'inizio della sconfitta delle Brigate Rosse. Allo stesso modo possiamo dire che le stragi hanno coinciso con il momento più alto della contrapposizione e hanno visto la risposta più intensa da parte delle istituzioni, ma non soltanto questo. Poi anche ha tirato avanti la mafia, quella un pochettino più imprenditoriale, quella di Messina Denaro, no? Di Matteo Messina Denaro. Ma la mafia è sempre stata imprenditoriale, non è appannaggio di Matteo Messina Denaro, perché tutto ciò che porta soldi è qualcosa che interessa alle organizzazioni mafiose. Quindi... Però quelli legali in questo caso, cioè loro investivano nell'eolico, sì, continuavano nell'edilizia, cioè quello che poi trasforma un'associazione criminale in una cosa radicata nella società che poi non puoi più togliere. Bravo, e diventa difficile perché i soldi dopo quattro passaggi di mano diventa difficilissimo andare a scoprire da dove nascono, da dove inizio. Com'è difficile scoprire l'inizio di certi grandi patrimoni. Una volta che hanno passato tre mani, 10 anni, 15 anni, 10 società, è finito poi quando filo i figli conduttore. Diventano manager di holding internazionali, diciamo c'è stato il giro di boa e la criminalità organizzata era la nuova, chiamiamola, classe dirigente del paese. Impossibile riuscire poi a, del resto neanche è ammissibile poter attribuire le colpe del nonno al nipote, cioè diventa difficile dal punto di vista processuale. Il nipote è censurato, ha studiato, e infatti la maggior parte adesso dei figli e dei nipoti dei grandi criminali di 20 anni fa hanno posizioni e una cultura e preparazione umana e tecnica sicuramente differente da quelle che erano i figli dei mafiosi una volta. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, è cambiato anche un pochino l'atteggiamento da parte delle istituzioni nei confronti di certe cose che davano particolarmente fastidio alla criminalità organizzata. Io non si può parlare di trattativa perché c'è stata una recente sentenza della Cassazione in cui ha un po' cambiato quello che era stato l'impostazione processuale del tutto il processo trattativa, però un dato di fatto è che il carcere della Sinara
è stato chiuso. Un dato di fatto è che il carcere di Pianosa è stato chiuso e con motivazioni tutto sommato abbastanza, dal mio punto di vista, abbastanza risibili. Un dato di fatto è che l'articolo 41 bis, come è applicato oggi nelle carceri, è diverso da quel 41 bis, dall'applicazione del 41 bis appena adottato. E con questo, insomma, non voglio dire che lo Stato abbia aderito a quelle che erano le condizioni poste dalla criminalità organizzata, però trattativa o non trattativa, certe cose sono successe. La legge sui collaboratori di giustizia è cambiata radicalmente, perché la legge del 91 era una legge fatta in un certo modo che prevedeva certi sconti di pena, che non prevedeva l'obbligo della dichiarazione di tutti quanti i beni, i patrimoni e quant'altro, quindi rendeva molto molto conveniente la collaborazione, perché metteva comunque, garantiva comunque a chi collaborava il poter conservare in buona sostanza molti di quelli che erano i beni e i benefici che aveva accumulato in precedenza appartenendo all'organizzazione. Cosa che oggi è cambiata molto. Questa è la domanda che poi ti avrei fatto, cioè il fatto che adesso il collaboratore di giustizia viene visto dal popolo, no? Come uno che prende uno stipendio, si tiene tutto, sta tranquillo, invece sembra che non è più così, nel senso che assolutamente no. La vita del collaboratore di giustizia è dura in tutti i sensi, perché c'hai il tuo nemico, che è comunque quello storico, che erano i tuoi alleati, più comunque lo Stato non ti agevola più di tanto. Guarda, la vita del collaboratore secondo me è quanto di peggio ci possa essere, infatti ci sono molti che preferiscono addirittura il suicidio al discorso della collaborazione, perché c'è stata io la chiamerei una controriforma dell'istituto delle collaborazioni, ma questo anche, sai perché? Perché quando inizia il discorso della collaborazione di giustizia, della legge voluta da Falcone, noi abbiamo pochi, pochissimi collaboratori, si contano, insomma, sono poche decine quelli di spessore e di livello. Poi questo numero cresce in maniera quasi esponenziale e diventa un impegno, veramente un problema da parte dello Stato mettere in piedi una struttura che possa garantire, anche perché c'erano molte aspettative da parte degli aspiranti collaboratori, perché si era diffusa appunto questa voce, questa leggenda metropolitana, una leggenda vera e propria di tutti questi vantaggi, che facevano una bella vita e quant'altro. Ma... E ville, i stipendi milionari, tutti i beni, eccetera eccetera. Poi c'è stata anche certa stampa che ci ha richiamato sopra, insomma, perché ovviamente, sai, la famosa crociera di Buscetta che venne, però Buscetta era uno all'epoca, l'importanza delle relazioni di Buscetta consentivano in mancanza specialmente di una legge, che lui comunque con i suoi soldi ci facesse quello che voleva. Io non penso che altri collaboratori di giustizia possano dire che hanno fatto le crociere e quant'altro. No, io per quelli che ho sentito nessuno è contento di fare il collaboratore, che poi immagino anche dal vostro punto di vista, no? La polizia, no? Sicuramente quando c'ha a che fare con i collaboratori, che opinione può avere? Nel senso, cioè, è comunque uno che è vero che ha deciso di collaborare, ma alcune volte magari collaborano nei momenti più difficili, quando o li stavano per uccidere o li stavano per arrestare in alcuni casi. Certo, le motivazioni sono quelle, solitamente la motivazione di una collaborazione è il salvarsi la vita, oppure utilizzare se possibile lo Stato per vendicarsi di una parte dell'organizzazione di appartenenza, questa anche può essere una motivazione. In realtà io da poliziotto non mi sono mai posto questo problema, perché l'aspetto morale, l'aspetto utilitaristico è qualcosa che non mi appartiene, non mi interessa. A me interessa più che altro, a me, parlo non a me personalmente, ma a me come Stato, dovrebbe interessare l'utilità della collaborazione. Cioè io vado privilegiando quella che è una collaborazione importante, che mi consente di risparmiare risorse nell'accertare certi reati. Questo mi interessa. E dicevo prima, c'è stata poi un'esplosione del numero dei collaboratori e quindi ha fatto sì che le risorse che c'erano a disposizione non fossero sufficienti per poter garantire quello che sulla carta invece ci doveva essere, cioè il discorso del reinserimento, della ricerca di un lavoro e quant'altro, ma specialmente in un periodo storico in cui lavoro non è che ce ne sia molto,
posso immaginare diciamo come sia possibile trovare un lavoro e facilitare il reinserimento sociale di un collaboratore, che mi viene molto difficile. Allora, oggi abbiamo affrontato sicuramente un sacco di argomenti, curiosità, eccetera, ce ne sono tante altre. Allora io invito tutti, se volete una seconda parte, un altro episodio, dove magari io c'ho un sacco di domande che io vorrei fare, gli appostamenti, quello che era tutta la parte operativa, anche le sensazioni, quello che è stato Matteo Messina Denaro, perché poi tu alla fine sei andato in pensione a cavallo con l'arresto di Matteo Messina Denaro, ma ci avevi lavorato anche tu su sta cosa qui. Sì, dopo l'arresto di Racuglia nel 2009 noi iniziamo, si fa un gruppo nuovo per la cattura di Matteo Messina Denaro e io ho partecipato per un paio d'anni all'inizio in questo nuovo gruppo. Qualche curiosità anche su questa storia qua, perché poi è facile dire da fuori, ah beh, stava lì nel paese, l'avrebbero dovuto prendere, poi tu ci puoi raccontare sicuramente più dettagli su questa cosa qua, ma in particolare una proposta che poi volevo fare a Maurizio è proprio quella: un giorno, se viene a Termini con noi, con l'occhio di chi è stato in un determinato ambiente, ci fa vedere questa stazione, che poi proprio di recente Piantedosi ha detto che una delle priorità del governo sarà proprio le stazioni d'Italia. Ovviamente le stazioni d'Italia, l'emblema è Stazione Termini, la più grande stazione d'Italia, quella con più flusso, quella con più problemi, perciò non è che ci siamo andati tanto lontani noi a intestardirci con sta stazione o con le stazioni in genere. Ma le stazioni sono un polo di attrazione per la criminalità, sono sempre stati, dai tempi di antichi romani, le stazioni di posta erano i posti di aggregazione dove la criminalità, siccome girano i soldi nelle stazioni, la gente che si muove, turisti, la microcriminalità, eppure dove si viene toccati direttamente, perché come dicevamo, sono quei luoghi dove anche quello innocente che cammina con la valigia diventa vittima, diventa preda. Non deve essere per forza, esatto, uno che ha fatto qualcosa, uno che usa sostanze, eccetera. Perciò sarebbe bello, magari con lui ci facciamo un giro in stazione e focalizziamo determinate cose con uno che veramente ha una lunga esperienza. Detto questo, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!